Buonasera, siamo presso la Fondazione Micheletti per parlare stasera del libro di Giorgio Nebbia La Terra Brucia, sottotitolo Per una critica ecologica al capitalismo. Dico subito che chi volesse acquistare questo libro lo può trovare presso la sede della Fondazione. Il libro è un libro a più voci. Per quanto porti il primo autore Giorgio Nebbia, e per sottotitolo Per una critica ecologica al capitalismo, ha testi di Luigi Piccioni, Pierpaolo Poggio, Marino Ruzzinenti. La presenza di queste tre persone ha un significato. Ha un significato perché, da una parte, Giorgio Nebbia rappresenta in qualche modo una delle figure chiave della trasformazione della Fondazione Micheletti all'inizio degli anni 90, che dopo una prima fase in cui la concentrazione degli interessi della Fondazione era sulla storia della Resistenza e del mondo operaio, seguita da una fase in cui il mondo dell'archeologia industriale si imponeva come nuovo soggetto e oggetto di indagini e di studio e di interesse, l'intervento di Giorgio Nebbia, che stringe amicizia alla fine degli anni Ottanta con Pierpaolo Poggio, porta a grande importanza e dominanza nell'attività della Fondazione il tema dell'ambientalismo, declinato in tutte le sue variazioni nel rapporto fra ambiente e fabbrica, ambiente e condizione di lavoro e di vita, e comunque legata sempre a questa straordinaria opera di divulgatore, oltre che di scienziato e di uomo politico, che Giorgio Nebbia ha rappresentato. A parlarne per primo sarà Luigi Piccioni, che insegna all'Università della Calabria come ricercatore. Direi che oggi rappresenta in Italia una delle voci più singolari, più pertinenti della ecostoria, cioè di un movimento che non solo è diventato grande, ricco e presente in termini di voci e di problematiche affrontate, ma proprio anche in capacità di riflettere su se stesso e tornare, come dire, alla storia delle proprie origini e a vedere come si è sviluppata questo lungo percorso mai facile e quasi mai felice. Gli darei subito la parola. Allora, la domanda a cui vorrei rispondere per presentare il libro di Giorgio è questa: a che può servire un libro di questo genere anno 2020? Giorgio è morto un anno fa, non era più operativo dalla fine del 2018, è morto a 93 anni, molti di questi scritti sono degli anni 90, qualcuno degli anni 80, qualcuno addirittura una parte della corrispondenza di 50 anni fa. Allora ci si può chiedere a che serve pubblicare nel 2020 una raccolta di scritti di questo tipo. E è una domanda sicuramente legittima, io vorrei provare a parlare di questo libro rispondendo a questa domanda e dicendo che non solo è un libro utile, ma è un libro importante. E io credo che sia utile e importante per tre motivi. Il primo motivo è l'argomento, è il tema, ed è la crisi ecologica. Il primo titolo che era stato dato a questo libro quando qui in fondazione fu proposto e fu lanciato era non La terra brucia, ma era Il passato è prologo, perché Giorgio, che pur essendo un chimico di formazione e un merceologo di specializzazione, è stato una persona che ha avuto non solo un interesse, ma una consapevolezza dell'importanza centrale della storia per lo studio dell'ambiente, dell'ambientalismo, della società. E quindi amava molto questa espressione, il passato è prologo. Discutendone, si è arrivati alla scelta di un titolo più spettacolare, diciamo, ma anche più attuale. La terra brucia. Il sottotitolo è rimasto Per una critica ecologica al capitalismo, ma il titolo è diventato La terra brucia, che
che è una indicazione dell'urgenza del tema ambientale, del fatto che è un'emergenza planetaria e culturale straordinaria. In fondo, d'altra parte, Giorgio per 50 anni, per più di 50 anni, non ha fatto altro che richiamare i suoi studenti, i suoi lettori, l'opinione pubblica a questa urgenza, a questa emergenza, sin dalla metà degli anni 60. A differenza di quei tempi, di quegli inizi in cui Giorgio ha cominciato a occuparsi tra i primi in Italia di crisi ambientale, oggi il tema è un tema presente, molto presente nella sensibilità dell'opinione pubblica, è un tema molto presente, spesso più a parole che nei fatti, nelle istituzioni, nei governi, nelle organizzazioni transnazionali, mentre 50 anni fa era un tema di cui si cominciava a discutere e che era oggetto dell'interesse di veramente di poche persone. L'attualità di Giorgio resta nel fatto appunto che un tema che lui ha ritenuto tra i primi come fondamentale più di 50 anni fa, oggi è il tema capitale probabilmente per il futuro. Quella climatica e quella ambientale è un'emergenza globale che mette un'ipoteca pesante sul futuro, e questo ormai è una consapevolezza diffusa. Quindi, primo elemento di attualità è ovviamente quello del tema, un'emergenza centrale e innegabile. Però è anche vero che, a differenza di 50-55 anni fa, sulla crisi ambientale esistono biblioteche intere, è un tema trattato costantemente nei mass media, su cui escono a getto continuo libri. E allora perché un libro in più, soprattutto un'antologia di vecchi scritti? In particolare. E il secondo motivo di interesse, di importanza e di utilità del libro di Giorgio è quello dell'approccio, cioè il tipo di taglio che Nebbia ha saputo dare al suo impegno di studioso e di ambientalista. Giorgio Nebbia è stato infatti un ambientalista un po' fuori dagli schemi, capace sempre di mettere insieme i vari elementi dell'analisi in modo originale, in modo semplice, spesso senza grandi astrazioni e senza ricorso a linguaggi complicati, difficili, però sempre in modo molto pertinente e spesso geniale. Non è stato un iconoclasta, non è stato un isolato assolutamente, ha pubblicato circa 5.000 testi nel corso di quasi 70 anni e ha raggiunto pubblici molto vasti, ma sempre con una grande originalità. Perché è stato originale Giorgio? Giorgio, nel corso a partire soprattutto dalla metà degli anni 50, quando era ancora abbastanza giovane, ha cominciato ad accumulare pezzi, cioè la sua visione della tecnica, dell'ambiente, della società si è andata formando sommando schemi di analisi, chiavi di lettura, diciamo così. E provo ad elencarne velocemente alcune, che mettendosi progressivamente insieme hanno costituito questo sguardo originale che poi dagli anni 70-80 in poi è diventata la sua chiave di lettura della crisi sociale, della crisi ambientale e la chiave delle proposte per il futuro che lui appunto faceva. Un primo elemento che va detto e che è importante per capire l'importanza di Giorgio e dei suoi scritti è che Giorgio è stato probabilmente il primo ambientalista in Italia, non, almeno di quelli visibili, importanti, non di estrazione protezionista. L'ambientalismo fino alla metà degli anni 60 e i primi anni 70 era soprattutto fatto di protezionisti, cioè di ambientalisti
che erano interessati alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, degli ambienti più rari, preziosi, selvatici, diciamo così, WWF, Italia Nostra, eccetera. Giorgio è stata la prima figura in Italia di quelli che sono stati poi definiti gli ambientalisti scientifici, cioè degli ambientalisti di formazione scientifica interessati in particolare ai problemi causati all'ambiente dalla tecnologia. Questo è stato. Barry Common era stato il primo, uno dei primi negli Stati Uniti, Giorgio Nebbia è stato il primo, uno dei primi in Italia, quindi è stato un innovatore già in questo senso, colui che ha aperto la strada a quello che è diventato negli anni 70 l'ambientalismo scientifico. E questo già è un elemento di originalità, ma ripeto, la cosa più interessante, importante di Nebbia, più originale, è questi pezzi che ha messo insieme nell'inventarsi il suo profilo di ambientalista e di comunicatore. Un primo pezzo è stato, ha messo insieme molti pezzi, alcuni pezzi erano, diciamo così, mainstream, cioè pezzi. Elementi che in quegli anni, anni 60, anni 70, circolavano a livello mondiale. Giorgio aveva una grande consapevolezza di quello che succedeva nel mondo anglosassone e chiaramente li ha assunti, gli scritti di Barry Commoner, per esempio. Allo stesso tempo Giorgio è stato uno dei primi in Italia a conoscere il lavoro del Club di Roma e le anticipazioni dei limiti dello sviluppo che poi sarebbero uscite nella primavera del 1972 e queste le ha fatte proprie subito, ma erano elementi, diciamo, comuni al mondo ambientalista. C'erano degli elementi invece molto suoi, molto più particolari. Una è stato il messaggio del Concilio Vaticano II. Giorgio era un credente progressista e i documenti fondamentali del Concilio Vaticano II e le encicliche di Giovanni XXIII e di Paolo VI sono stati per lui dei punti di riferimento che ha messo in questo suo profilo. Erano dei documenti che di ambiente non parlavano praticamente per niente, a ben vedere, però indicavano l'esigenza di una convivenza che oggi potremmo definire più equa e sostenibile a livello globale. Sia le encicliche di Giovanni XXIII, di Paolo VI, in particolare la Populorum Progressio, sia i grandi documenti conciliari. E questa influenza della Chiesa conciliare ha permesso a Giorgio di tenere sempre insieme la difesa dell'ambiente e la giustizia sociale. Prima che questa connessione venisse affermata, poi, negli Stati Uniti, per esempio, dalla Environmental Justice negli anni 80-90 e poi più recentemente da Papa Francesco nella Laudato Si. Uno degli elementi più forti della Laudato Si è proprio questa connessione tra sostenibilità ambientale e giustizia sociale, ma questo stava tutto a partire dall'ispirazione conciliare già nel Giorgio, nei fine anni 60, primi anni 70. Elemento di ispirazione che ha contribuito a creare questo profilo così specifico era tecnico, che faceva parte della materia che Giorgio insegnava all'università, che era la merceologia. Giorgio era allievo di un merceologo bolognese che si chiamava Walter Ciusa, che aveva impostato la merceologia non come studio delle singole merci, come era per lo più lo studio chimico delle singole merci, ma come riflessione, ricostruzione e riflessione sul ciclo delle merci, dalla materia prima fino ai rifiuti, passando per la produzione e il consumo. Walter Ciusa aveva creato in qualche modo questa merceologia che era una riflessione, uno studio sul ciclo complessivo delle merci. E questo sapere, questo modo di affrontare, il mondo delle merci, spiegava come questo contribuiva a spiegare come questo ciclo fosse fondamentale per la vita degli esseri umani, sia degli individui che dell'umanità nel suo complesso, e come questo ciclo dovesse essere e debba essere compreso nella sua interezza, dalla materia prima fino ai rifiuti. Ecco, a partire da questo modo di impostare il proprio sapere tecnico, cioè la propria materia, la materia che Giorgio insegnava, Giorgio stesso ha costruito la propria visione,
della crisi ambientale, che è incentrata proprio sulla questione delle merci. Ogni merce, anche la più umile, ha una sua complessità, ha una sua storia e ha un suo impatto ambientale che dipendono dal ciclo, da come è fatto il ciclo, e proporre delle soluzioni alla crisi ambientale. Significa passare attraverso la consapevolezza del ciclo delle merci. Questa era la grande specialità, diciamo, di Giorgio, che in pochissimi hanno ereditato, ma che fa dei suoi scritti qualcosa di assolutamente attuale, perché delineano una lettura dell'ambiente, del rapporto uomo-ambiente, della crisi ambientale e delle vie per uscire dalla crisi ambientale, che è una lettura straordinariamente fertile e brillante. Un altro pezzo di questo che via via andò componendo Giorgio era costituito dall'insegnamento di Lewis Mumford, il grande sociologo urbanista americano statunitense, che nel corso di una riflessione durata molti decenni aveva proposto una lettura molto complessa, anche storica, sul rapporto tra tecnica e società. E poi c'erano altri pezzi ancora più particolari che però, ripeto, Giorgio riusciva a coniugare, a mettere insieme armonicamente, a restituire in maniera molto semplice, molto chiara, e provenivano da una conoscenza delle grandi scuole ecologiche degli anni 30 del Novecento, da Volterra a Vernadsky, che lui trasferiva dal piano dell'ambiente, dell'ecologia delle popolazioni animali e vegetali a quelle delle merci, cioè interpretava le merci, il loro ciclo, la loro convivenza, in analogia con ciò che avevano, con i modelli che avevano proposto per studiare le popolazioni di animali e di piante, i grandi ecologi degli anni 30. Quindi, ecco, la lettura della crisi ambientale, dei rapporti tra società e ambiente, in Giorgio si componeva di questi pezzi che erano pezzi molto molto originali. Ma la sua grande importanza, l'utilità di questo libro, come di tutti i suoi scritti, si può dire, stava nel terzo motivo, cioè quello dell'accessibilità dei suoi testi. Giorgio, per chi l'ha conosciuto, era un personaggio non solo amabile, ma di grande fascino. Raccontava volentieri, si divertiva a raccontare, ci si divertiva a starlo ad ascoltare, ci si divertiva a leggerlo, perché sin da giovane aveva avuto questa grande passione per il racconto, per raccontare le merci, per raccontare i processi produttivi, per raccontare anche i problemi del rapporto uomo-ambiente, per raccontare anche il futuro, per raccontare anche le prospettive tecnologiche, per esempio. E lui ce lo ha detto in una lunghissima intervista che è su YouTube da 3 anni. Cominciò sotto l'occhio sospettoso e anche ostile di Walter Chiusa e dei suoi professori, sin da giovane docente universitario, a scrivere libretti e articoli di divulgazione. Negli anni 50 ti guardavano male se eri un professore universitario o un giovane professore universitario che si permetteva di scrivere dei saggetti divulgativi. E lui non solo cominciò a scriverli negli anni 50, ma cominciò a scriverli su argomenti strani: la storia dello zucchero, la storia delle esplorazioni dei propellenti per i missili, cioè cose piuttosto bizzarre. Ma questa sua vocazione per il racconto, si è unita alla metà degli anni 60 con un senso forte di apostolato, diciamo così, di missione, cioè di racconto della crisi ecologica, di racconto delle vie d'uscita per la crisi ecologica, e questo ha significato per lui il dovere e poi la possibilità di diventare un divulgatore, un grande divulgatore. Ha scritto per 65 anni
sulla Gazzetta del Sud di Bari, quasi tutte le settimane, circa 1500 articoli, non so quanti. Però ha scritto anche per grandi quotidiani nazionali, come Il Giorno, l'Unità, Il Manifesto, Il Messaggero, e ha scritto su decine e decine di riviste, tutti articoli che hanno sortito i loro effetti. Giorgio è diventato un personaggio famoso in Italia, che era noto non solo a tutti gli ambientalisti, ma anche a molte persone così, che leggevano questi tantissimi articoli che lui scriveva, perché appunto aveva questa capacità straordinaria di raccontare e di proporre. In questo senso, questo libro resta un libro molto attuale, come quasi tutti i suoi scritti, perché sono scritti che si fanno leggere, sono pensati per durare, sono pensati per comunicare universalmente, si fanno leggere da tutti, e anche a distanza di 50-55 anni sono pezzi di una straordinaria attualità e leggibilità, assolutamente non superati. Tra i tanti presenti in questo libro, io per dire, uno che abbiamo scoperto proprio mentre questo libro era in preparazione, e poi è stato messo proprio in apertura del libro, è addirittura un intervento al 16° congresso del Partito Comunista Italiano del 1983, che Radio Radicale aveva in rete, che noi abbiamo trascritto, e che apre il libro e racconta al movimento operaio, al sindacato, al Partito Comunista dell'importanza e dell'attualità dell'ambientalismo e dei movimenti ambientalisti. Rileggerlo oggi, a distanza di quanti sono, di quasi 40 anni, è un testo di assoluta attualità, che si legge con straordinario piacere. Quindi è un libro utile perché fa riflettere su un'emergenza, e insegna su un'emergenza assolutamente attuale. È un libro utile perché ha un approccio originale, particolare, che fa riflettere. È un libro utile perché parla chiaro, parla in maniera molto affascinante, e tutti i suoi pezzi, anche più vecchi, sono di assoluta attualità. La Fondazione Micheletti, in questo senso, che come ha detto Laura Novati, deve molto a Giorgio, pensa che questo libro sia soltanto una tappa di una lunga valorizzazione dei suoi scritti e del suo archivio personale, che è in corso, e credo che questi materiali, che sono materiali molto ricchi e molto abbondanti, potranno dare frutti utili all'ambientalismo, utili all'opinione pubblica colta, utili anche alle scuole e ai luoghi di insegnamento ancora per molti anni. Grazie a Luigi Piccione per il suo intervento, che credo abbia messo in rilievo quella che è stata in primo luogo la grande, vera dote di Giorgio Nebbia, cioè quella di essere un grande divulgatore. Divulgatore che per la tradizione accademica italiana ha quasi una connotazione negativa. Nel mondo anglosassone essere dei divulgatori vuol dire essere delle persone capaci di comunicare anche al più alto livello il proprio sapere. E quindi non è merito da poco. La seconda cosa che volevo aggiungere, ricollegandomi all'ultima cosa detta da Luigi, è che il rapporto fra la Fondazione Micheletti e Giorgio Nebbia è particolarmente stretto perché la Fondazione, tramite anche proprio l'accordo fra questi due grandi personaggi, Giorgio Nebbia e Pierpaolo Poggio, è diventata il punto in cui si ritrovano oggi i più importanti o alcuni tra i più importanti archivi dell'ambientalismo italiano, perché l'archivio Giorgio e Gabriella Nebbia si trova presso la Fondazione Micheletti, si trovano presso la Fondazione Micheletti anche le carte di Laura Conti, quindi stiamo parlando di due tra i personaggi più importanti e eminenti dell'ambientalismo italiano, a cui si legano altri grandi e importanti carteggi e fondi che la Fondazione ha raccolto e tenterà di valorizzare.
Thank you.